vai. Bravissimo. Uno sconosciuto da baciare. Ti devi sposare per caso? No. Vincili. Contando che è luna, ci sono 500 gradi al sole. Vabbè, sì, vabbè. Vai. Ma non va, va. Mancata di nuovo. Sei l'uro di Munch, sì, sì. Com'è? Prova a mimarlo. Ciao ragazzi, sono Giacomo Hawkman. Oggi sono qui insieme a Nokia a Rimini. Oggi siamo a Gabicce Mare e oggi mi trovo a Misano. Abbiamo questa fantastica ruota di Nokia suddivisa in vari spicchi, dove ogni spicchio è una sfida. Oh wow. Andremo in giro a sfidare appunto i turisti in vacanza. È una follia. Io sono fidanzata. Ah, sei fidanzata? Ah, e fidanzato? Lavora. Tu sei in vacanza e fidanzato a lavorare. Sì. Giusto, brava. Voi siete, mi dicevi, fidanzate? Sì. E fidanzati dove sono? A casa. Nokia ha creato questa ruota. Come vedi, ogni spicchio è una sfida. Come puoi vedere, ogni spicchio è una sfida. In base a dove finisce la freccia, c'è una sfida a superare. Se la superate, vincete un premio. Allora, abbiamo questa ruota che è stata creata da Nokia. Oltre ad aver creato questa ruota, Nokia ha creato questi due smartphone nuovi. Uno lo do a te. Uno lo diamo a te e uno lo do a te. Perché come vedi monta Android One, grazie a Google, è sempre aggiornato, sono sviluppati da Google e sono continuamente aggiornati da Google, quindi anche fino al 2022 aggiorna automaticamente, quindi anche nel 2022 tu avrai... Non sarà un telefono obsoleto. Bravissimo! Tu avrai sempre un cellulare nuovo, fresco, aggiornato. È una grande idea. Ha anche una intelligenza artificiale, capisce quali sono le applicazioni che usi di più e quelle che usi di meno e quelle che non usi è come se le spegnesse, quindi la batteria ti dura anche più di 2 giorni. Sai che c'è sempre il problema del telefono che si scarica, esatto, di continuo. Invece questo qua dura 2 giorni. Idea spettacolare. Chi è che la gira? Lei. Oh, tutti i ragazzi, no, gira lei. Tutti i ragazzi, ragazzi cavalieri, sì. Poi ecco, in base a dove finisce la freccia, c'è una sfida da fare. Se la superate, andata, vincete andata. Un bacio delle ragazze. Andata. Ti va? Prova. Cos'è? Continua a migliorare. Allora, siccome Nokia con i suoi continui aggiornamenti migliora sempre il proprio cellulare, continua a migliorare, però è anche per voi, per la prova costume. Tu fai palestra? No. No, si vede. Facciamo una sfida tra loro due? Vediamo chi riesce a fare più flessioni. Continua a migliorare, quindi una prova fisica. Di un numero a caso, dite un numero. Ok. Chi arriva prima 19 flessioni. Allora, mettiamo canzone di Rocky? Allora, prova a schiacciare il Google Assistant Button, questo una volta. Vabbè, metti canzone Rocky. Ecco, I Off the Tiger di Sofia. È quella, no? Perfetto. Quindi è una prova di miglioramento fisico. 2, 3, 4, 5, 6. Contando che è luna, ci sono 500 gradi al sole. Sono bravino. Intanto voi provate a scrivere nei commenti. Chi vincerà tra Francesco e Giorgia? E Giorgia? Vai. Dai, uno, due, tre, quattro. Stai contando, vero? E quanto è arrivato? 12, 13, 14. Si vede che fa palestra, si vede. Io sarei morto alla seconda. Io non sto. Hanno fatto di più. Però anche lei è brava, cavolo, eh. Dai, giusto, giusto. Diamo un premio, Grande, grande. Quindi, esatto, così quando vai a salvare qualcuno, no, che magari sei in mezzo al mare, metti il telefonino, devi fare una chiamata. Allora, cup bottle ok, sapete qual è? Questa è la sfida dell'estate, dove devi svitare il tappo della bottiglia con un calcio. Grande. Ah, cos'è questo robo? È un ghiacciolo. No, vedi, cioè, boh, magari, sai, i fidanzati non ci sono e si divertono in modo alternativo. Ti do il cellulare della Nokia, così tu tieni la bottiglia, il cellulare, e gli fai un video a lui mentre prova a svitare la bottiglia con un calcio rotante. Ok, va bene. Al 3, 1, 2, 3. Ah, devi girare su te stesso, cioè devi... Mancata di nuovo. No, vabbè. Ma è una cosa incredibile! Ci riesci? Vai! Bravissimo! Vabbè, sì, vabbè! Vabbè, tre, bravissima! Ti ha battuto, Allora, quindi hanno vinto un gadget. Ok, quindi avete vinto un gadget da parte di Nokia. Nokia... Nokia smartphone. Allora, in questo caso vi capita il quiz di intelligenza. Non siamo messi benissimo. Quiz di domande di cultura generale. E poi testiamo la risposta tramite lo smartphone Nokia. I nomi dei tre re magi. Affranta, no, guarda, non lo so. Porca.
Beh, cosa hanno portato? Quello... Oro. Ah, beh, ok, sì, oro. Zinco. Sì. Oro, zinco e rame. Barà. Chi? Barà. Barak. 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 Obama. Barak Obama. Barak, no, era... Non era Barak Barabba. Obama, era... Ba? Barabba. Barabba. Ba. Barone. Barone? No, Barone. No. No. Mel Gibson. Mel Gibson, Mel Gibson. Artù, mi piace. Artù. Artù è uno dei tre re magi, Artù. Ah, ok. Allora, prova a chiedere quali sono. Nomi dei tre re magi. Nomi dei tre re magi. Andiamo. Gaspare. 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 Meno male che c'è Nokia che ci ha aiutato, se no a quest'ora. Grazie. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Ovvio. Artù, mi dispiace. Non... Forse Artù era un'altra storia, forse Artù, vero, un'altra storia. Arte. Arte. Chi ha dipinto l'urlo di Munch? Sai l'urlo di Munch? Sì, com'è? Prova a mimarlo. L'urlo di Munch. Munch. Fatto così, tipo, è urla. Esatto. Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto l'urlo di Munch? Inizia con la M. Mu. Che hanno... Che hanno... L'anno... No, chi ha dipinto l'urlo di Munch? Chi ha dipinto? Cioè... Chi ha dipinto l'urlo di Munch? Non è difficile. Mu. Mu. L'urlo di Munch ha dipinto. Mu. Mu. Monet. Mu. No, 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 Monet le ninfe. Munch, no? L'urlo di Munch l'ha fatto? Munch. Vediamo se è giusto. È il Google Assistant Button. Urlo di Munch. Urlo di Munch è famoso dipinto del pittore, vede il pittore norvegese? Edvard Munch. I nomi dei tre moschettieri. Raga, partiamo facile, chiediamo una cosa semplice, però evidentemente non è tanto semplice. Uno era Ara. Pubblico? Neanche il pubblico. Aramino. Aramino. Portone. I nomi dei tre moschettieri. Ecco qualche informazione sui tre moschettieri. Ah, okay. Capitale, la capitale dell'Australia. La so, Sydney. Te di sì. Sì. Grande. No, no. Capitale di Sydney? No di Sydney, capitale, no di Sydney. Dell'Australia. Capitale dell'Australia è Canberra. Canberra, no Canberra. Canberra. Capitale dell'Australia. Canberra. Canberra, yeah! Ha detto quello che ho detto io! Qua c'è il mio piede, se volete guardarlo. I nomi delle dita dei piedi. Alluce. Pollice. No. Quegli dice... altri tre, frate, chi sono? Alluce. Chi sono gli altri tre? Alluce. Alluce, alluce c'è. Mignolo. Poi. Nomi, dita dei piedi. Minolo. Minolo, pondulo, trillice, illice, alluce. Beh, alluce l'abbiamo preso, però. Beh, una. Un dito su cinque. Continua a migliorare. Continua a migliorare perché è lo slogan di Nokia, che appunto ha fatto i telefoni nuovi, quindi che continua sempre a migliorare. Gira fortissimo. Ballo! Allora, prova a cercare, in teoria, a ballare con qualche sconosciuto. Quindi prova a fermare qualcuno. Allora, ti do il cellulare della Nokia, tu schiacci questo pulsante e dici il titolo della canzone che vuoi ballare. Ah, devo sceglierla sì, io. Sì, scegli tu. Hai anche la facoltà di scegliere la canzone. Quella lì con i capelli rosso fuoco. È possibile un ballo veloce? Sì, un ballo veloce. Dobbiamo fare una sfida. Per un video deve ballare con voi. Stai dicendo che hai bisogno di me per farlo? Ok, vai. Ok, che è il tango? Come si balla il tango? Io ne so come si tiene. Playa Baby K. Perfetto. Vabbè, com'è, bravo? Voto da 1 a 10? 5, beh, manco la sufficienza, bravissimo. Allora, vediamo chi balla meglio, ok? Abbiamo anche la giuria che dovrà decidere chi è il ballerino migliore. Questo è il gadget che hai vinto. Grazie mille. Non per la bravura, ma per l'impegno. Applausi, 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 applausi. Applausi. Va bene, quindi hanno vinto un gadget, va bene. Ok, ok, bravi, bravi, complimenti, bravi, 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 bravi. Gira forte. Gira forte. Vai. Limbo, limbo, che limbo. Con lo smartphone Nokia abbiamo anche il Google Button Assistant. Vabbè, prova a dire musica limbo. Tu dici musica limbo, te la seleziona, te la trova lui. Musica limbo. Musica limbo. Vediamo chi supera tra i due in modo più brillante la prova del limbo. Oh sì, che bello. Va bene? Ok, perfetto. Vuoi scaldarti un po' prima? No, no, dai. Abbiamo anche le due vallette. Vediamo tra voi due chi sarà in grado di superare la prova. Io passerei un po' di più però. Così è difficile, eh. Vai. Oh, dai, ce la fate, ce la ma non va, vabbè. Vediamo che si rompe per prima la schiena.
No! Devo andare a baciare qualcuno. Il bacio è baciare uno sconosciuto. Un bacio baciare sulla... uno sconosciuto. Esatto. E tu anche, dai. Uno sconosciuto da baciare! Sì. Ciao! Sei stato scelto, lei deve dare un bacio a un ragazzo in spiaggia. Che ti piacerà, vedrai. No, io non lo so. Pericolosa, eh. Bravo. Fatta? Vediamo. Sì. Ok, perfetto. È venuta la foto? No, non è venuta. Ah, un altro, allora. Una scusa. È una scusa, una scusa. Vai. Ti devi sposare per caso? No, ancora no. Grazie mille, grazie. Abbiamo anche la foto? C'è anche un video. Hai fatto il video? Foto, video. Che devo fare? Grazie. Allora, aspetta, pronto. Dimmi quando ti alzare. Vai. Fatta? Credo di sì. Foto fatta. Grazie. Seguite Giacomo. Oddio, no. Giacomo. Giacomo. Oakman. Oakman. Giacomo. Oakman. Oakman. Seguite a Giacomo Oakman. Che è YouTube? Oakman. Giacomo Seguite Giacomo Oakman su Instagram, Facebook e Twitter. No, YouTube. YouTube. Vabbè, uguale. Instagram. Minimo. Certo. Giusto, andate tutti e like. Andate tutti a visitare la città di Canberra.